Ciao Bad Comics, sono molto molto legato effettivamente alla gestione, alla lunga gestione di Garth Ennis di Punisher, del personaggio del punitore. Garth Ennis ha scritto una delle storie più mature, più adulte, più violente, più politicamente scorrette e anche un po' più ignoranti della Marvel degli ultimi tempi, e con protagonista Frank Castle, che immagino tutti voi un minimo conosciate. Anche solo per merito della serie TV Netflix della seconda stagione di Daredevil. Ora, il consiglio grande che vi posso dare è quella di recuperarvi, se non l'avete fatto, tutti i volumi della gestione di Punisher Max e Punisher di Garth Ennis. Sono una di quelle letture che veramente ti segnano, ti cambiano anche, ti fanno capire che il fumetto di supereroi, perché il punitore è un personaggio Marvel, e bene o male, pur essendo, non avendo superpoteri, pur non essendo un eroe fondamentalmente, si muove comunque in un universo narrativo che condivide con superumani come Thor, come Capitan America, come Hulk e così via. E il taglio di Ennis, che non lo nasconde, uno dei miei sceneggiatori preferiti, è molto antitetico rispetto al canone classico del fumetto supereroico, e questo lo rende cazzutissimo, lo rende super interessante, divertente. E quindi sì, se non avete fatto, fidatevi, recuperate tutto Punisher di Ennis, perché è una bomba. Lui, Garth Ennis, è un maestro nel saper scrivere di personaggi interrotti, personaggi fuori dagli schemi, no? Se avete letto Preacher o Hellblazer di Ennis, sapete che, così come Frank Castle, i protagonisti sono personaggi che sono fondamentalmente dei cattivi che cercano di fare qualcosa di buono, oppure dei buoni che fanno qualcosa di sbagliato. Sono dei personaggi che hanno molta sofferenza alle spalle, un'infanzia difficile e la violenza che ha segnato la loro esistenza, fino a un momento tale in cui c'è stato una specie di punto di non ritorno che li ha cambiati per sempre. Ecco, il punitore non fa eccezione, sapete la sua storia, era un soldato anche abbastanza violento, abbastanza efferato, però sfogava questa sua violenza nel suo lavoro. Quando la criminalità organizzata gli ha sottratto l'unica ancora che aveva verso la sanità mentale, fondamentalmente, ossia la sua famiglia, quando una famiglia mafiosa a sua volta gliel'ha portata via, lì è scoppiato tutto nella sua testa e lui ha cominciato questa infinita crociata contro i criminali. Lui ammazza i criminali, è uno che punisce, come dice il nome. Ora, tutta questa introduzione perché? Perché ho questo volume qui. L'ho preso un po' di tempo fa, è uscito a Lucca, complice anche il fatto che Goran Parlow, il disegnatore, era ospite di Panini. E ho avuto tempo di leggere, ma è stata una rilettura fondamentalmente in questi giorni. Rileggere perché? Perché raccoglie appunto i numeri dal 31 al 36 e di The Punisher, datati questi numeri 2011. È una raccolta. Una raccolta, qual è la particolarità? In bianco e nero, ossia questo volume appartiene, e penso che faccia esordire pure, la collana I Maestri Marvel in bianco e nero. Ora, io amo il colore, lo sapete, essendo un lettore prettamente di fumetti americani, amo il colore, amo il fumetto a colori. Come tanti, come tutti, ho letto e leggo fumetto italiano, fumetto Bonelli, che diciamo, classicamente in bianco e nero, però diciamo, la mia predilezione personale, che è assolutamente soggettiva, quindi non è detto che valga per tutti. Diciamo, il mio cuore mi ha sempre portato verso i fumetti colorati quando ero bambino. Però, qual è? Il bianco e nero è importante perché dal bianco e nero nasce tutto fondamentalmente. I colori, sapete, se sapete come si fa un fumetto, i colori arrivano dopo. C'è una sceneggiatura, la sceneggiatura viene illustrata, disegnata, e poi il colorista, qualora sia diverso dall'artista, perché molto spesso gli artisti sono anche coloristi, no, molto spesso, a volte. L'artista poi, cioè il colorista poi colora. Quindi il fumetto nasce grazie al nero, come dice nell'ottima introduzione Nicola Peruzzi di Panini.
È vero, tutto nasce, cioè tutto parte dal bianco, ma è il nero a definire il fumetto, il tratto della matita e poi della china a creare quei personaggi, a farli, tra virgolette, muovere sulla carta, a renderli vivi, perché prima di allora sono solo parole. E questa collana è molto bella, spero che abbia vita lunga, spero però che siano volumi sempre altamente selezionati. Perché è giusto che non di tutti i fumetti sia fatta una versione in bianco e nero. In questo caso, questo volume racchiude la miniserie, il ciclo di storie, Barracuda di Punisher. Chi è Barracuda? Barracuda è fondamentalmente un pesce, un predatore, uno dei più efferati, violenti e pericolosi che si possano trovare nelle acque. Ma in questo caso è il nome in codice sostanzialmente di un assassino prezzolato, uno dei più efferati e violenti e mortiferi che esistano, che viene sguinzagliato contro Frank Castle perché Frank Castle, suo malgrado, senza volerlo quasi, si è trovato immischiato in una faida, se vogliamo, no, più che faida. In una storiaccia brutta che vede una grossa holding, una grossa azienda di Wall Street utilizzare degli escamotage, in sostanza, è difficile dirvelo senza fare spoiler, utilizzare degli escamotage per arricchirsi ai danni della povera gente. Ora, per caso, il punitore, salvando una persona, scopre tutto questo. Solitamente lui se la prende con i criminali che ammazzano in modo pragmatico, diretto, con una pistola, un coltello, una bomba, gli innocenti. Però poi realizza che fondamentalmente anche queste persone, con le loro azioni, con le loro manovre, pigiando il tasto di un computer, poi possono uccidere. E quindi lui non può permetterlo. E interessandosi a questa situazione, si troverà contro un avversario del suo livello che lo metterà a dura prova, lo porterà al limite. Lo massacrerà, sarà una sfida senza esclusione di colpi e non è detto che tutto si risolva per il meglio. Ricordatevi però che appunto capisce anche questo il personaggio, cioè che ok, Barracuda è il nemico, però nel mare ci sono anche gli squali e chi è più squalo degli squali della finanza? Quindi deve nuotare in un mare pericoloso, pieno di predatori, il nostro buon Frank Castle. Ora, la storia è stupenda, colma di ironia, colma di violenza, davvero cinematografica anche nel suo storytelling. È una bomba, si legge che è una meraviglia, sono 6 episodi, ma va via tutto ad un fiato perché Ennis poi è bravissimo a dare ritmo, è un ritmo crescente e quindi il lettore viene catturato e non può fare a meno di staccarsi. Ma la specialità di questo volume, lo vedete pure dalla copertina, è quello di evidenziare il tratto del grande disegnatore croato Goran Parlov, che è uno dei disegnatori più italiani, paradossalmente, che abbiano lavorato alla Marvel prima che ci fosse la Italian Invasion, no? Perché? Perché sembra veramente leggere, cioè, leggendolo in bianco e nero mi sono sorpreso perché stavo leggendo un fumetto Marvel, ma mi sembrava di leggere un Bonelli. Ora, Parlo ha lavorato tanto in Bonelli e quindi così ha sviluppato il suo stile assolutamente eccezionale, è uno stile pulitissimo, elegante. Pensate, uno stile così pulito, applicato a una storia così sporca. E personaggi così candidi, c'è una femme fatale in questa storia, una donna bellissima, disegnata in una maniera stupenda, con una carica erotica che ti fa dispiacere che non esista nella realtà. Ecco, è talmente bella, ma è talmente sporca dentro, è talmente stronza. E quindi c'è questa dicotomia che il tratto elegantissimo e pulito di Parlo mette in risalto e quindi è tutto accattivante, è tutto così bello, è tutto così apparentemente brillante, ma c'è tanta merda e il compito del punitore è quello di pulire, di cercare di ripulire questa merda. E quindi è stato bello rileggere questa storia in questa chiave, mi è sembrato quasi di rileggerla, di non averla mai letta. E mi ha dato un sapore diverso, mi ha lasciato un sapore diverso e mi ha fatto apprezzare ancora di più certi aspetti estetici. Se la storia già la conoscevo, quindi non è che mi sia sorpreso, però conoscendo la storia però e rileggendola in questa maniera ripulita, perché in questo caso possiamo dire che il colore è stato tolto per ripulire e evidenziare le matite, le chine,
È stata una bella esperienza, è stato un bel viaggio. Mi sembrava veramente. Parlo da uno stile simile, non voglio fare paragoni, sono due grandissimi insegnatori, a Bruno Brindisi, che se avete letto Dylan Dog conoscete. Quindi, bella collana per collezionisti, ma non solo, perché è anche un modo per rileggersi una bella storia e per avvicinare magari lettori italiani a un genere che è altrettanto bello. Ciao, Bad Comics.